Se sei diabetico, i presidi medici per controllare la tua glicemia potresti ritirarli anche presso le farmacie, invece che negli ospedali, ma soltanto se vivi ad Ancona o a Macerata o nel resto delle Marche. A San Benedetto no. Lo denunciano i malati e il sindaco Giovanni Gaspari. Facciamo un passo indietro. Non sono giorni entusiasmanti per i farmacisti di San Benedetto e dintorni. Lunedì hanno sospeso il servizio di prenotazione delle visite mediche specialistiche, cioè il servizio CUP. Martedì, ecco le critiche dei diabetici e del sindaco. Il servizio CUP, avviato sperimentalmente a San Benedetto nel 2006, è bloccato per via di polemiche sui rimborsi economici da parte del Servizio Sanitario Regionale. Per quanto riguarda i diabetici, la situazione è inversa. Invece che avanguardia, pare proprio che il piceno sia la pecora nera delle Marche. In tutta la regione, infatti, da alcuni mesi il materiale di autocontrollo della glicemia viene distribuito da tutte le farmacie, evitando così ai diabetici di dover per forza recarsi presso gli ospedali, perdendo magari delle ore di lavoro nel traffico delle città. Si tratta di siringhe da insulina, di aghi e di strisce per il controllo della glicemia. Materiale importantissimo per un diabetico, distribuito finora presso l'ospedale civile di San Benedetto dai volontari dell'Associazione per l'aiuto e la tutela del diabetico. La nostra protesta è questa. Noi stiamo dando, come dicevamo prima, questo materiale. Poi, come in tutte le altre regioni, un anno fa, anche nella nostra, si è cominciato a pensare di passare la distribuzione alle farmacie. Privati, Prima diciamo. dove veniva? All'ospedale? Lo Sì, stiamo dando all'ospedale. tuttora lì dentro al reparto di diabetologia. C'è stato un accordo circa un anno fa firmato da un funzionario della regione, Patrignani, dal presidente della Federfarma, però noi l'ASL di San Benedetto si è dichiarata pronta a partire, quindi farmacisti pronti a partire, poi invece nel momento di partire Hanno cambiato idea, non è hanno. stato fatto. Qui non stiamo parlando di svolgere un lavoro, un servizio per conto di altri a costo zero. Qui stiamo parlando di accordi che si stipulano tra la regione e i rappresentanti, per esempio dei farmacisti, no? La Federfarma. Per raggiungere un livello di qualità c'è bisogno che i soggetti tutti, gli attori tutti, concorrano in modo adeguato al perseguimento e al raggiungimento di un obiettivo. Allora, ai nostri farmacisti, io chiedo tolleranza, disponibilità e anche uno sforzo a venire incontro a quelli che sono i problemi dei cittadini. Non si capisce la ragione per la quale l'ordine dei farmacisti debba sempre di più, anche alla luce di queste richieste, apparire come una casta. Ebbene, tutto è cambiato per rimanere uguale nella ridente San Benedetto. Nelle Marche possono rifornirsi nelle farmacie. Qui no, c'è ancora e solo l'ospedale come luogo per ricevere il materiale di autocontrollo. Questa è la denuncia dei malati. Attendiamo le risposte dei farmacisti.